Bene ragazzi, siamo arrivati al finale di questo splendido gioco, a me è piaciuto davvero tanto, spero che per voi sia stato... Oh cazzo, aspettate che c'è un cavo in mezzo ai coglioni, ok. Spero che per voi sia stato lo stesso. Ultima missione, allora, secondo le mie stime dovrebbe avere una durata decente dai 20-25 minuti fino alla durata che secondo me, che io ritengo perfetta, cioè... dai 30 ai 40 minuti. Non arriveremo di sicuro a 40, però intorno ai 30 forse sì. Marzo 1945. L'ordine di conquistare il ponte di Remagen con la nona corazzata è il 99. Fatto questo, ai crocchi resterà solo la fuga. Che è proprio quello che vogliamo. Vorrei tanto essere insieme a Ezel, conoscere il bambino. Ma devo convincere Pearson a rimandare a combattere. Devo trovare Zeus. Lui farebbe lo stesso per me. Se non dovessi tornare. Beh. Abbi cura di loro, Paul. Cosa sei venuto a fare? Secondo te? A suicidarti. Forse te non ci andrei. Pearson è fuori di sé. Ok, grazie. Ti avevo detto di levarti dalle palle. Io andrò a prendere Zeusman. Dillo al cappellano perché non voglio un secondo incapace di eseguire gli ordini. Nemmeno lei li ha eseguiti rifiutando di abbandonare i suoi a Cassari. Che cazzo hai appena detto? Ha sentito. Vattene finché puoi farlo con le tue gambe. L'ha detto Davis. Non è stata colpa sua. Lei ha agito per il bene del suo plotone. Va via. Subito! Io non mi muovo. Ho detto fuori! Porca puttana! Avevo l'ordine di ritirarmi. Ma dovevo dimostrare qualcosa. Avevo detto che avremmo difeso questo passo fino all'arrivo dei rinforzi. Che non sono mai arrivati. Mai arrivati. Quindi hai ragione. Li ho fatti morire. Ora va. Non senza il mio plotone. Pensi di avere fegato, eh? Prova a fare il tuo lavoro. Mentre i tuoi uomini cadono come mosche ogni giorno. Turner non si sarebbe mai arreso! Turner è morto! Dia un senso alla sua morte! Al suo sacrificio! Tu non sei un cazzo di sacrifici! E questo... Concedo con onore firmato da Davis. Tornavo a casa. Potevo avere tutto. Un'accoglienza da eroe. La mia ragazza tra le braccia. Una stella di bronzo. Ma ho un'ultima missione. Tu sei un pazzo. Fossi solo pazzo. Informazione. Sergente. Informazione, cazzo. Se vuoi farlo, questo è il momento. Vedi di levarti dalle palle. Vedo che ci siamo tutti. Non tutti. Prendiamo quel ponte e troviamo Zeusman. Sì, caporale. Bene. Se Zeusman è vivo e oltre quel ponte, dobbiamo conquistarlo. D'accordo, ci siamo! L'ultimo ponte sul Reno! Se questo convoglio passa, apriremo il fronte. Li divideremo. La va o la spacca. Siamo all'atto finale. La Madonna. Evidentemente hanno già le palle girate a 180 gradi.
Ah. Forza, con me, andiamo! Dobbiamo prendere l'ingresso del ponte! Sì, sì, gente. Forza! Ehi, non farmi pentire di averti dato un'altra possibilità. Può starne, gente. Andiamo. Sì, perché con un Thompson da quella distanza fai tanto. Dai, bene. Oh, una carabina. Allora. Beccato. Beccato. E questo lo voglio fare l'headshot. Mancato. 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 Ma vaffanculo. Ebbene. Oh. Porca troia, aspettate che mi abbasso il volume in cuffia, sennò ci perdo l'udito. Ok. Altra arma. Oh, il bar. Se trovassi uno Sturmgewehr mi piacerebbe di più. Trovato. Mio. Aspettate, perché... Ok. Ho poche munizioni come sempre e non posso nemmeno chiederle a Turner per ovvi motivi. E oltre che ovvi anche già citati. Ok. Oh, il carabine, ma sì, dai, usiamolo. Che così non ve l'ho mai portato, mi pare. Mi pare. Aspetta che c'è un bastardo con l'MG. Beccato. A me piace un botto sto fucile, non so voi. Ma munizioni per lo Sturmgewehr? Ok, le ho chiamate e sono arrivate. La madonna. Dove Panzerschreck? Bastardi. Ma... ah no, l'ho preso. Pensavo di averlo mancato. Aspetta che c'è uno lì, mi pare. Ah no, è morto, ok. Era questo qua. Ah, Crookie Flambé. Subito, sergente. Fatevi avanti, stronzi. Aspettate. Ok. Sì, è ancora vivo. Quanti cazzo di colpi para quell'elmetto? Ecco. Oh. Signori. Scusi. Oh, un ricordino. Un'informazione. Solo una, me la può dare? Anche lei è muto? Teste di cazzo. Siete tutti muti. Siete inutili. Sorpresa! Salve! Ma è vivo? Ah no, ok, si era messo a ballare la danza tribale dei peni del Macambu, quindi non si capiva. Quindi qui è sicuro. Quadra con me, andiamo al ponte! Subito, signori! E volevo dire padrone. Padrone, mi scusi se non l'ho chiamata padrone. Saltare il ponte, dobbiamo fermarli. Styles, come va? Schierano l'impossibile. Oh, come al solito. Noi pensiamo alle cariche. Bene, andrò avanti mentre Daniels e Styles proteggono i genieri. Pronti? Pronti. Forza, andiamo. Voi due, disinnescate le cariche sotto la struttura. Ah, questi due. Giorno, non credo che inginocchiarsi basti a... Oh, dove? Fritz? Dove? Oh, Fritz. Alve. Guardate che ce n'era uno che l'ho pe... Dove cazzo pensi di andare? Oh, finiti! Non stavo pensando alle munizioni.
Sì, io e la mia mira come sempre. Che a tratti è buona, a tratti fa cagare il cazzo ai cani. Si stanno ritirando. Dove merda volete andare? Eh? Non lo so dove, ma ci stanno riuscendo. Oddio, headshot involontario. Questo era volontario. Allahu Akbar! Oh Cristo! Allahu Akbar! Però siamo vivi. Il ponte è tenuto. Chiedere così chi è morto è bellissimo. Come se ti rispondessero chi è morto. Chi è morto? Io! C'è ancora molto da fare. Stronzi. Buongiorno. Scusate. Signori. Stuka! Si capisce subito dal... Si capisce subito dal suono che sono Stuka. Anche se... Non so se sono solo io, però... Il suono degli Stuka mi piace un casino. Il motore. Beccato. Lo so che c'ho un fucile con un'ottica proprio qui, però io sono ignorante, quindi non lo uso. Uso il mirino integrale. Oh, che carino che sei. Madonna, gli sto facendo il culo con un fucile loro. Granata! Ma che cazzo la rilanci? L'ho mandata lì apposta. Daniels, granate fumogeni. Aspettate che c'è qualcuno che sta sparando in qua, da quella torre di merda. Tipo, no, non lo beccherò mai così, devo... No. Devo prima vedere la finestra per bene. Beccato! Avevo visto un puntino nero. Poi ditemi magari come vi sembra la mia mira nei commenti. Ripeto, dopo averlo detto qualche episodio fa... Usate la sezione commenti, usatela anche per scrivere quante unghie dei piedi a vostra nonna. Per esempio, se viene da Chernobyl ne avrà, non lo so, 12 per... Ma porca troia. Ne avrà 12 per piede, ma usatela la sezione commenti. To. Nemico individuato. Vaiaffanculo. Altri? Tu perché stai sparando all'architrave? Vabbè che i colpi passano, ma... Vicino ai barili! Bene! Uno stronzo con il Panzerfreck. E io come sempre sto finendo le munizioni. No, che non le segnalo i bersagli per i mortai. Questo ponte è già abbastanza provato. Non mi sembra il caso di farlo saltare in aria ancora. Cioè, capito, io sto rimanendo a corto di munizioni con sempre più gente in giro. Loro si moltiplicano e le mie munizioni si dividono. Ok, quindi... Con... Bene, infilatele dove sai. Quindi, con questo sono messo di merda e con lo Sturmgewehr malino. Niente di drammaticissimo. Spero di trovare munizioni qui dentro, altrimenti è la mia fine. Come vuole, padrone? Sì, trovate le munizioni. C'erano anche stronzi riguardi alle munizioni, però. Oh, tutto mio, bene, bene. C'è un kit in giro. Un ricordino. Sì che c'è. Nemico individuato! Andato. Una tazzina, no, una lattina. È scomparsa comunque. Madonna che mira. Che cazzo vuoi andare? C'è un tizio che è scappato in alto. Sorpresa. Toh. Sorpresa. Questo l'ha fatto a me però. Che cazzo... Cosa? Cosa volete fare? Cosa?
MG42 ci pensiamo. Ma sì, usiamola. Già che ci siamo. Oh. Aspettate che adesso la riprendo su. Volevo solo fare un check per controllare che fosse tutto carico. Sì, sì, tutto carico, tutto carico. Andiamo. Munizioni le prendi anche per l'MG? No, sarebbe stato troppo bello. Ci sono. Che devo fare? Pearson. Quegli aerei distruggeranno il ponte. Quindi? Prendiamoci quella contraerea. Ok, e gli facciamo il culo quadrato. Daniel, Howard, con me. Muoversi, dai. Via, via. Ok, sono un po' tantini. Facciamo che tento di coprirmi un attimo. Minchia. Qualcuno che svolazza qua in giro? Sì. Peccato che non li stia beccando per qualche motivo. Ok. Sì. La madonna. Se gli smette di esplodergli la madre, magari riesco a vedere qualcosa. Ricarico al volo, poi quando finisco questo caricatore la butto via. Ah, tranquillo, sono ovunque, non è che ci voglia tanto ad avvistare queste merde camminanti. Ah, ciao bastardo, ti mimetizzavi anche discretamente, sai? Daniels, allarma antiaerea! Minchia, sono diventato un factotum multitasking. Porca troia. La madonna però. E che non si vedono. Fanculo, via l'MG. Questo l'ho visto. Sicuri che non ci sia più nessuno? Ecco, appunto. La madonna. Ci rimetto la pelle qui. Finiti? Finiti. Come vuole il padrone. Solo che stavolta senza la voce d'africano. Sinistra, ottimo. Allora, se non sto sparando a raffica come un cretino, come avevo fatto nella seconda missione, è perché qui le munizioni per l'antiaerea finiscono. Quindi è meglio avere una buona mira. Ottimo, Daniel. Merda, dove sono i bastardi? Là. Puoi farcela, Daniel. Sì, ben fatto. Gira a sinistra. Uso il volante, sterzo, che cazzo faccio? Daniels, ti hanno visto! Non l'avrei mai detto, gli sto sparando da un'ora. Colpito, continua a sparare, ora è una! Ora è una! Azzo! Centro! Chi è che mi voleva sparare? Bastardi! Li ho finiti i colpi! Perfetto! Oh. Ecco i nostri aerei! Minchia. Per fortuna che sono arrivati P47. Oh merda. Questi sono bastardi. E sono fottutamente vicini. Eh sì, se non vedessi scie ovunque che mi fanno sentire fatto come un cammello, magari riuscirei a mirare. Dove diavolo? Madonna. Chi è che sta scorreggiando così tanto che trasmette le onde al terreno e allora salta in aria il terreno? Dio! E non si riesce a capire un cazzo! Dio grazie che ha rilanciato la granata. Beccato. Beccato. Merda! Dai, tira fuori la testa! Beccato. La madonna. Così. Ma non così. Ciao.
Bastardi. Altri? Ah no, hanno le mani alzate. Scusi, non volevo ferirla. Non sparate! Ho detto non sparate! Si arrendono! Oh, minchia. È finita. È finita. Ce l'abbiamo fatta, si sono arresi. Ma Ziusman? Il punto è nostro. Caporale Howard. Credo di doverle delle scuse. Mi devi molto più di questo. Siamo stati grandi. Abbiamo fatto la storia. I primi oltre il re. Cos'hai da guardare, Fritz? Ci sono campi di prigionie in questa zona. Davis ha ordinato di attendere l'autorizzazione prima di andare a controllare. Ma sapete che farvene degli ordini di Davis? Esattamente. Sì, perfetto. Il mio plotone ha attraversato per primo il Reno. Ora il convoglio avanza nel cuore della Germania. Ormai la guerra è vinta, ma non per me, non finché zio se la fuori. Dopo aver lasciato il ponte nella missione a est, abbiamo perlustrato i campi lungo la strada. Pensavo di aver visto ogni tipo di atrocità. Mi sbagliavo. Ma di sicuro non scorderò mai quello che ho visto. I superstiti ci hanno detto che gli altri prigionieri, tra cui Ziusman, erano stati portati in un campo più piccolo a 3 ore da lì. Potevo solo sperare che fosse ancora vivo. Ultimo. Sembra un campo di lavoro. Forza. Ok. Ho l'impressione che sia deserto. Stavano bruciando documenti. Se ne sono andati da poco, il fuoco è ancora acceso. Brucia ancora. Se ne sono appena andati. Laggiù c'è una caserma. Quella? Controllare con Stiles, Aiella, con me. Ok. Vengo con te, amico mio. Vediamo se lo recuperiamo, Ziusman, va là. Devo nascondere quello che è successo. Scatta delle foto. Il mondo deve sapere. Li trattavano peggio delle bestie. A quanto pare, venivano picchiati, affamati e uccisi di lavoro. Non è che se la passavano bene, eh. Hanno distrutto, oltre ai documenti, anche tutto il posto, praticamente. Proprio volevano lasciare zero tracce, anche se il campo in sé è una zampata nel fango bella grossa. Dove? Chi? Cosa? Oh Gesù. Porca troia. I nazisti hanno ucciso i nostri ragazzi a sangue freddo. Nemmeno l'inferno è una punizione sufficiente. Questi li hanno ammazzati per dare un esempio. Merda. Oh Gesù. Hanno massacrato i più deboli. Chiunque potesse rallentarli. Daniels, vieni qui. Subito. Daniels, vieni a vedere. Le
tracce portano ai campi, li ha fatti marciare fin là. Allora andremo lì. Frena l'entusiasmo, caporale. L'ho promesso a Ziusma. Lo troveremo, ma non so dirti se è vivo o morto. È quello il problema. Sergente, vado avanti. Ok, vediamo di prendere Ziusman. Ziusman! Presto! Run! Run, spara! Alla fine il cerchio si chiude. Quello che ho fatto, che avrei voluto fare. Tutta la mia vita mi aveva condotto lì. Dobbiamo tornare a casa, fratellino. Ah, quindi lui è morto. Sei morto lì nella neve. Ah, solo perché io... Cazzo. Merda. Arrivo, Ziusman. Non morirai, fratello. Non ora, non oggi. Dove cazzo sei? Zeus. Ziusman! Chi è che spara? Tedeschi! Figli di puttana, fatevi vedere! Che capitò? Oh Gesù! Oh. Trovato. Ed è anche vivo, mi pare. Era un sogno. Che ti hanno fatto? Credevo che ci aveste abbandonati. Che sarei morto qui da solo. Su, bevi un po'. Tranquillo. C'è un cazzo di insetto che mi gira intorno. Mi hai sempre protetto, Paul. E so che l'hai fatto anche oggi. C'è solo una cosa che ti fa andare avanti in quella lunga marcia. Avere i tuoi fratelli al tuo fianco. La storia ha chiamato. Voi avete risposto. Siete venuti tutti qui per difendere pace e libertà. Io vi ringrazio. Il mondo vi ringrazia. Ovunque andrete in futuro, ricordate. Resterete per sempre fratelli. Ed è lui. Ci siamo, gente. Ziusman voleva che lo avessi. Servirà più a te. Hai un figlio ora. Grazie per la fiducia. Te la caverai. Signore. Queens! Il figlio al prodigo ritorna! Beh, starei bene. Devo salutare Ziusman. Gente. Va a casa, sergente. Sono a casa. E tu resterai? Manco dal Texas da tanto tempo. Riguardati, campagnolo. Lo farò. Quando mio figlio me lo chiederà, dirò che ho combattuto nella prima con quel pazzo bastardo di Pearson. Pazzo a dir poco. Se passi da Chicago. Ci verrò. Magari ti faccio prima io una sorpresa a Longview. Sarai il benvenuto. Sai, quando ci hanno catturati, ci hanno preso più della libertà. Eravamo tanti, ma sapevamo di essere soli. E volevamo sopravvivere a ogni costo. Ma tu potevi andare a casa d'Ero. Perché sei tornato? Ho visto quella vita, ma non potevo viverla. Fino alla fine. Fino alla fine.
Ieri il sogno è stato diverso. Siamo tornati a casa insieme, stavolta. Sento ancora quei lupi, Paul. Qualche volta li vedo arrivare. Ma tu mi hai insegnato ad affrontarli. Questa appartiene a te. Il tuo sacrificio mi ha dimostrato che un eroe rischia tutto per i suoi fratelli. E per me tu sei un fratello e un eroe. Lieto fine. Beh, è stato un bel gioco secondo me, davvero bello. Allora, dato che preferirei aspettare il 3 aprile, diciamo, comunque almeno il prossimo decreto per capire il da farsi, ecco, su questa faccenda del cazzo del coronavirus, dato che probabilmente questo episodio uscirà di venerdì, direi che per ammazzare gli ultimi giorni di attesa posso vedere come digerite la guerra futuristica. Iniziamo Call of Duty Advanced Warfare. Adesso vediamo come si fa a saltare qui, ok? Paul, sei il mio modello dal giorno in cui ho imbracciato un fucile per la prima volta. Mi hai insegnato quanto sia importante combattere per i compagni e con un po' di fortuna sopravvivere con l'anima intatta. Ok. È un bel gioco questo. Non è detto che sia l'ultima volta che ci vedo. Oh, cos'è sta roba? Ah, i ricordini. Oh. Non è detto che questa sia l'ultima volta che ci vedremo qui. Però per ora di sicuro. Ecco. Allora, noi ci vediamo con Call of Duty Advanced Warfare. E alla prossima serie, ragazzi. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. E soprattutto che questa serie vi sia piaciuta. E vi ricorderei di usare la sezione commenti, perché mi piace riceverne. Quindi potete scrivere quello che volete, come vi ho detto prima. Anche ogni quanto vostro zio si taglia le unghie dei piedi, quante dita dei piedi ha il vostro criceto, non mi interessa, scrivete.